Buonasera a tutti e benvenuti al primo webinar di URME dell'anno 2021. Questa sera parleremo di videocitofonia TrueVoice e pulsantiera Alfa. Innanzitutto voglio ringraziare a nome di URME e a nome mio per la disponibilità e il tempo che ci state dedicando. Mi presento, io sono Diego Grotto e faccio parte del team di supporto tecnico-commerciale. Prima di incominciare, vi voglio informare sul funzionamento dell'applicativo. Per chi utilizza il computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande potrà inviare delle domande e informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Nella parte di documentazione invece potrà scaricare le slide di presentazione. Per chi utilizza invece dispositivi mobile, selezionando l'icona punto interrogativo potrà fare delle domande, mentre sempre nell'icona in alto a destra troverete un'iconcina libro alla quale potrete scaricare la documentazione della giornata. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi a quali siete invitati a rispondere cliccando l'opzione più corretta e premendo il tasto invio. Oggi sono in compagnia del consulente commerciale della Toscana. Ciao Nicola, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Io sono Nicola, appunto, sono un funzionario tecnico-commerciale della filiale toscana e seguo le province di Massa e Lucca. Stasera farò appunto da spalla a Diego in questo approfondimento su Alfa e nulla, cercheremo di intrattenervi al meglio. Partiamo anzitutto con un breve sondaggio a cui vi chiedo di rispondere in modo da farci un attimo un'idea delle persone che ci stanno seguendo, che sono collegate. Fai pure, Diego. Sei un cliente che installa 2Voice Urmet? Sì, no, saltuariamente. Lasciamo ancora qualche istante per rispondere. Speriamo Sì. che tutti dicano sì. Speriamo che siano ancora svegli. Nell'eventualità, nello stesso, avremo delle nuove opportunità per convincervi. Io direi Esattamente. che possiamo chiudere il sondaggio e andiamo a vedere i risultati. Ah, bene, dai, ci sono parecchi nostri clienti collegati, ottimo. Sì, 54%, no, 17%, saltuariamente 29%. Bene, vedremo di convincere quel 29%, allora. Assolutamente sì. Bene, E quindi nulla, possiamo cominciare, direi. grazie. Grazie Nicola. Andiamo avanti, chiudiamo pure il sondaggio e andiamo a vedere direttamente di cosa andiamo a parlare oggi. Appunto del sistema TrueVoice. Il sistema TrueVoice è un sistema ideale sia per piccole installazioni, ma anche medie o molto estese. Poi lo vedremo nel fatto compiuto. C'è la possibilità di avere installazioni audio o miste. Possibilità di avere diverse tipologie sia di postazioni esterne che di postazioni interne, sia video che citofoniche. Possibilità di intercomunicante tra stesso appartamento o tra appartamenti diversi, possibilità di avere delle telecamere di controllo, possibilità di fare delle aperture supplementari. Di base, ogni pulsantiera Urmet ha due serrature, una pedonabile e una carrabile. Quindi direttamente senza aggiungere relè relettini, già dal posto esterno abbiamo la possibilità di avere due, uno a scarica capacitiva e un contatto pulito per fare delle aperture, in più la segnalazione fuori porta. Oltretutto nel sistema TrueVoice interessante è il discorso di avere due fili non polarizzati, quindi io posso attaccarli tranquillamente senza paura di bruciare il sistema. Tra l'altro il sistema prevede anche delle protezioni, quindi è impossibile bruciare un componente del sistema TrueVoice. Quindi anche i posti esterni e interni, tutto a due fili, non è che poi per l'elettroseratura o per altre cose devo fare l'aggiunta di fili, ma tutto esclusivamente due fili. Possibilità di utilizzo cavi esistenti, ricerca guasto facile, poi vedremo il perché. Soluzioni quindi flessibili, partendo da piccole installazioni che adesso andremo a vedere, ma anche di grosse installazioni. Le funzioni e i servizi, come dicevamo, il servizio di intercomunicante, il centralino, videosorveglianza, servizi ausiliari, apertura pedonale e carraio e abbiamo la possibilità di selezionare fino a 5 toni di chiamata,
tra chiamata principale, secondaria, chiamata al piano, intercomunicante e via dicendo. Andiamo nel principio di schema funzionale, posto esterno, col cavour possiamo fare 200 metri per andare all'alimentatore e dall'alimentatore abbiamo la possibilità di avere una montante fino a 127 dispositivi, suddivisi chiaramente con dei distributori video, possibilità di mettere il centralino. Nell'eventualità che dobbiamo andare a mettere due pulsantiere, dobbiamo inserire un piccolo relè che va a farmi l'acquisizione sia della pulsantiera esterna principale e della secondaria. Questo oltretutto ci dà la possibilità di differenziare la chiamata, quindi io da videocitofono interno sentirò se la chiamata proprio a livello acustico arriva dal principale o dal secondario, perché ha un trillo diverso. Il bar a 50 ha la possibilità di avere quattro montanti, quindi se ho due posti esterni e due vani scala, ho la possibilità di dividere in due montanti il mio impianto e poi andare ai singoli piani, quindi agli appartamenti. Una novità per quanto riguarda l'interfaccia di colonna è proprio il 1083/50. In origine c'era il bar 50, adesso abbiamo il bar 53. Cosa abbiamo fatto di differente? Niente, abbiamo ridotto il numero di moduli DIN del relettino. Questa riduzione si finirà praticamente qua a fine 2021 con la riduzione anche del modulo e quindi passeremo alimentatore più relè a 10 moduli. Chiaramente nella riduzione del 1083/50 a 53 sono state levate due dorsali che il 90% delle volte ne utilizzi o una o due, quindi a meno che non ci siano impianti particolari dove ho bisogno di più dorsali. Ho le due dorsali e abbiamo levato il tasto apriporta dell'AUX che nel bar a 50 c'è, nel bar a 53 non c'è. Per il resto le funzionalità e le distanze sono le stesse. Il blocco condominiale che abbiamo visto prima con due posti esterni, relè e alimentatore, 127 appartamenti, può essere replicato per 32 volte, che qui io potrei avere il condominio, ma nella stessa fattispecie potrei avere anche delle villette singole, quindi un blocco residenziale con 32 villette col suo posto esterno secondario e una postazione esterna principale, con ovviamente il centralino di portineria. L'espansione massima del sistema Two-Voice arriva fino a 16 postazioni esterne principali e 32 blocchi condominiali, che siano villette o condomini da 127. Quindi, come potete vedere nella nomenclatura in alto, riusciamo veramente a fare il 99% delle installazioni in Italia. E da arrivare soprattutto a 1 km tra posto esterno e monitor più distante. Laddove in alcune esigenze non bastino questi requisiti, perché magari ho 33 condomini, non è un problema, voglio comunque realizzare il sistema con il Two-Voice, riusciamo a farlo nella parte alta, quindi la parte condominiale dei condomini, riusciamo a inserire n condomini senza problemi, il bar a 50 o bar a 53 verrà sostituito da un gateway che nella parte alta lavora in Two-Voice e nella parte bassa lavora in Hypercom. Quindi l'Hypercom è un sistema di tecnologia IP che è ormai noto anche ai nostri installatori, lavora totalmente in IP. Questo gateway mi permette di far lavorare la parte bassa in IP, quindi se ho grosse distanze oltre il chilometro riesco a lavorare direttamente con la fibra ottica o con dei ponti radio e tramite degli switch riesco a collegare la parte alta. Quindi anche avendo 50 condomini e 3 postazioni esterne principali, magari a 1 km di distanza, riusciamo comunque ad adempiere alla soluzione. Quindi, come potete vedere, anche il sistema Two-Voice, grazie alla tecnologia IP del sistema Hypercom, ha avuto la sua evoluzione. Questa è l'interfaccina del sistema Two-Voice Hypercom. Come vedete, come il bar a 50 o il bar a 53 ha la possibilità di avere due postazioni secondarie agganciate direttamente a bordo, si alimenta con un suo alimentatore per la parte bassa. Per la parte alta, scusatemi, mentre per la parte bassa si alimenta tramite un LAN PoE, quindi tramite uno switch PoE che va a alimentare la parte bassa, quindi anche i gateway. Il distributore video, cosa essenziale? Prima parlavamo della facilità nella ricerca Cosa guasti. Diego?
Ti interrompo un Prego. attimo. No, volevo, visto che stiamo affrontando questo argomento anche delle estensioni e tutto, volevo appunto sottolineare quanto sia versatile come sistema, cioè qua andiamo proprio dall'impianto monofamiliare della signora Maria classico a impianti di dimensioni importanti, come abbiamo visto. E ad esempio abbiamo realizzato anche degli impianti proprio qua in Toscana, come ad esempio la sede di Aruba che ha messo due pulsantiere digitali alfa, insomma. E oppure un complesso di palazzine installato anche nelle mezzogiorni a Marina di Carrara, dove abbiamo 52 chiamate suddivise in quattro pulsantiere secondarie. Insomma, quindi si va proprio dall'impianto più semplice a quello più complesso. Un ottimo sistema. Oltretutto diventa interessante per quale motivo? Perché io sia il piccolo impianto che il grosso impianto utilizzo le stesse apparecchiature, quindi sia per quanto riguarda l'installatore, avendo un kit e due relè, riesco a fare la singola villetta ma anche il grosso complesso condominiale. Cosa che avvantaggia anche il grossista di materiale elettrico perché avendo pochi pezzi in magazzino riesce ad adempiere alle richieste del mercato, quindi alla richiesta dell'installatore, su qualsiasi tipologia di installazione. Tornando a noi, il distributore video è molto importante per il discorso di ricerca guasti. Come il Bara 50, il Bara 53 e anche il distributore video, avendo degli ingressi e uscite montante, laddove io nel distributore video, che potete vedere qui, arriva fino a quattro apparecchi, un apparecchio il cliente finale mette in corto, fa un foro sul muro, prende il cavo, mette in corto il cavo, mette un citofono di un'altra marca, cosa succede? Il distributore video isola queste quattro linee che arrivano ai videocitofoni e l'ingresso e l'uscita continua a funzionare. Quindi andando nello schema funzionale, io se ho i 127 appartamenti che sono allo stato attivo e qualcuno fa qualche cavolata a qualche piano, non mi funzioneranno gli appartamenti che sono collegati a quel distributore e tutto il resto del sistema funzionerà. Quindi è anche molto facile andare a trovare laddove ci siano delle problematiche. Possibilità chiaramente nella parte del videocitofono anche di fare l'entra-esci. Andando avanti, vediamo il discorso di compatibilità cavi esistenti, posto esterno, alimentatore, alimentatore, ultimo monitor, come vi dicevo prima, abbiamo 200 metri più altri 200 metri. Mettendo altri dispositivi a metà strada, riusciamo tranquillamente ad arrivare alla distanza del chilometro di cui vi parlavo prima. Però la cosa interessante è che URMET dichiara questa tabella ufficiale, dove chiaramente le metrature sono ben più ristrette rispetto al funzionamento ufficiale, dove diamo la possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di cavo. A prescindere dalla tipologia di cavo, invece di avere 127 appartamenti, possiamo arrivare fino al cavo singolo unipolare a 32, quindi comunque a un certo numero di utenti che all'80% in Italia riusciamo a stare dentro questi 32 utenti, da posto esterno ad alimentatore 50 metri, dall'alimentatore a ultimo monitor 75 metri. Ecco, diventa interessante magari non tanto il discorso della montante, ma diventa interessante perché andare all'interno di un appartamento che magari il videocitofono era in un punto, poi era spostato nell'altro, andare a cambiare il cavo dentro l'appartamento a volte diventa impossibile se non impensabile. In questo caso noi vi certifichiamo comunque il funzionamento, benché e purché il cavo chiaramente sia buono. Un'esperienza personale. Col cavo classico mi è capitato di utilizzare il coassiale perché gli altri fili erano tutti marci, erano anneriti dall'ossido e abbiamo, per carità, l'impianto comunque funzionava. Nell'immagine c'era qualche puntino che nemmeno il cliente finale si era accorto. Abbiamo utilizzato il cavo coassiale, erano più di 50 metri in realtà da posto esterno ad alimentatore e non molti metri da alimentatore a monitor. Il problema era nella parte esterna, non si riusciva a cambiare il cavo, abbiamo utilizzato il cavo coassiale, l'impianto è funzionato e i puntini sono spariti. Questo per dirvi che il sistema è molto performante. Il sistema va a una tensione di 48 volt, quindi da considerare anche questa potenza, insomma, che viene portata dal posto esterno fino al monitor interno. Nicola, se vuoi ti passo la parola che così facciamo un piccolo test.
Direi, almeno controlliamo se sono ancora svegli, se ci stanno seguendo. Quindi niente, lanciamo un altro sondaggio e vediamo. Posso realizzare l'impianto anche con cavi esistenti? Sì, facendo riferimento alla tabella della compatibilità dei cavi. No. Sì, ma raddoppiando la sezione dei fili. Vediamo cosa dite. Sono domande semplici comunque, Diego. Ok, aspettiamo ancora qualche minuto, qualche secondo. Sì, proviamo a chiuderlo, vediamo il Proviamo risultato. a chiudere. Dai. Risultati del Bene. sondaggio. Sì, facendo riferimento alla tabella della compatibilità dei cavi, era la risposta corretta. E l'abbiamo azzeccata quasi tutti, vedo, un buon 94%. A questo punto Bene. passo di nuovo la parola a Diego e andiamo avanti. Grazie, volevo fare una precisazione, sì, ma raddoppiando la sezione dei cavi. Allora, siccome il sistema funziona a 48 volt, non sempre raddoppiando la sezione dei cavi si va a risolvere, beh, chiudiamo comunque il sondaggio, non sempre si va a risolvere il problema, in quanto cosa succede? Si crea un effetto capacitivo tra i cavi che si vede un effetto doppio dell'immagine. Quindi, nell'eventualità che magari siete al limite col discorso cavo, fate un colpo di telefono ai nostri funzionari commerciali, magari sicuramente per fargli un ordine di materiale e magari anche per chiedergli questa informazione. Perché nei casi limite, dove magari il cavo è un twistato citofonico che magari ha poco, non è abbastanza spesso per la distanza, nel caso limite, piuttosto di fare la sostituzione del cavo, proviamo anche a raddoppiare la sezione dei fili. Di base, però, è meglio non farlo appunto per questa problematica del sdoppiamento dell'immagine. Eventualmente abbiamo anche il cavo URMET, abbiamo due forniture, una da 100 metri e una da 200 metri, chiaramente con due codici distinti. Come programmare gli interni? Prima abbiamo visto la parte funzionale di installazione, qui si vede la parte di programmazione. Di base il posto esterno non serve programmarlo perché è già programmato, quindi lui ha già all'interno dei vari pulsanti una codifica da inviare al monitor interno. E quindi la codifica deve essere posizionata nel monitor interno. Dietro ad ogni monitor ci sono questi switch qui che potete vedere, il primo utente è l'utente 0, quindi il primo pulsante della pulsantiera farà la chiamata a questo utente. Quello che voglio che sia il pulsante, vado dentro sul videocitofono e metto questa codifica. La codifica può essere inserita anche senza collegare i fili sull'impianto, quindi come potete vedere i cavi posso mantenerli, la programmazione posso farla nel momento in cui tiro via il vecchio e metto il nuovo, tiro su corrente e già l'impianto funziona. Specialmente nelle ristrutturazioni, questo è chiaramente oro colato che va all'installatore perché è tempo risparmiato e quindi guadagno per lui. Qui abbiamo altri due dip switch, per quale motivo? Perché abbiamo interno 0, 1, 2, 3, 4. Sulla stessa chiamata, senza aggiungere alimentatori supplementari, quindi con lo stesso alimentatore che abbiamo visto, riusciamo a fare fino a 4 chiamata in contemporanea sul stesso appartamento, senza aggiungere alimentatori supplementari rispetto ai nostri competitor, invece che devono andare a mettere l'alimentatore all'interno dell'appartamento e magari non c'è lo spazio fisico. Qui andiamo appunto alla gamma delle pulsantiere, come novità abbiamo la nostra pulsantiera Alfa, poi abbiamo la parte di Synthesis Steel in acciaio, l'Ecta Steel, la Micra 2 che poi analizzeremo anche. Quella è più le soluzioni personalizzate su fatte custom con qualsiasi colore, con qualsiasi forma a seconda dell'esigenza. Ci focalizziamo giustamente oggi sulla nuova pulsantiera Alfa, è realizzata in acciaio verniciato
e ai frontali in metacrillato che sono resistenti all'UVA, per farvi capire un po' meglio, magari sono realizzati con lo stesso materiale e vengono realizzati i fari delle auto. Questo per quale motivo? Perché chiaramente le auto sono soggette a intemperie, a grandine e via dicendo. Grado di protezione IP55 e agli urti K8. L'abbiamo sia in versione antracite o in versione bianca, a seconda delle esigenze. Chiaramente adesso vedremo e basta cambiare la parte del frontale, mentre l'elettronica rimane la stessa. Questo sempre per l'ottimizzazione dei prodotti da tenere in casa. La pulsantiera alfa possiamo realizzare anche su un solo modulo, il monofamiliare o il bifamiliare, col doppio tasto. Abbiamo di serie i LED di stato, quindi pulsantiera in comunicazione, apriporta e varie ed eventuali. La programmazione della pulsantiera, abbiamo due livelli di programmazione, uno livello base che si fa direttamente a bordo della pulsantiera, oppure abbiamo la possibilità di farlo in maniera avanzata tramite un wifi direct. Quindi vuol dire che io con il mio telefonino mi collego in wifi direttamente alla pulsantiera, abilitando il wifi direct della pulsantiera, e riesco tranquillamente a configurare la mia pulsantiera. Chiaramente, come vi ripetevo prima, la pulsantiera di base non è configurata, cioè è già configurata, ma nell'eventualità che devo fare delle configurazioni particolari, che poi magari vi spiegherò, riusciamo ad entrare tranquillamente e semplicemente con il wifi direct. La pulsantiera da incasso fa 12 mm, mentre la versione da appoggio parete 29, quindi molto molto stretta, che sembra da incasso, in realtà è da appoggio parete. Prima di andare alla slide successiva, passo la parola di nuovo a Nicola, vediamo cosa ha da raccontarci. Vediamo cosa ci raccontate voi, perché appunto ora faremo un terzo sondaggio in modo che vi teniamo belli pimpanti e vediamo cosa vi chiediamo. Allora, la programmazione avanzata sull'Alfa viene fatta con quale connessione? Bluetooth, Wi-Fi Direct o Zigbee? Dai, questo è facile, però. Andiamo a vedere i risultati. Sì. Allora, la risposta corretta era Wi-Fi Direct e l'abbiamo azzeccata in tanti, dai, un bel 90% c'è stato, 7% ha messo Bluetooth e 2% Zigbee. Però appunto la programmazione avviene totalmente in Wi-Fi, senza app tra l'altro, solo col vostro smartphone e il collegamento Wi-Fi dalla pulsantiera. Vai pure avanti, Diego. Grazie, chiudiamo pure il sondaggio. Abbiamo qui la slide nello specifico del modulo audio-video o del modulo audio. Come potete vedere, la telecamera è una grandangolare e ha la possibilità di una larghezza in orizzontale di 113 gradi e in verticale di 92. Questo cosa va ad evidenziare? Va a evidenziare che nell'eventualità che la pulsantiera sia posizionata in maniera troppo bassa o la pulsantiera, in alcuni casi ho visto delle installazioni dove ho messo dietro l'angolare a 45 gradi perché il cliente finale che andava a suonare la pulsantiera pigiava il tasto e poi si metteva davanti il cancelletto, davanti alla porta d'ingresso e quindi non vedeva, chiaramente non si vedeva l'immagine della persona che suonava. In questo caso, grazie a questa grandangolare, riusciamo comunque anche in condizioni critiche di vedere comunque la persona perché mi dà un'angolazione molto ampia. Qui abbiamo i nostri competitor nei kit base impianto, le varie gradazioni che vanno a mettere, poi c'è qualcuno che magari ha la grandangolare, però come codice accessorio e quindi con un costo decisamente più elevato. Per i più esigenti c'è anche la soluzione col posto esterno audio e la possibilità di inserire direttamente dietro il posto esterno audio una telecamera TVCC alimentata tramite un alimentatore a 12 volt, che può essere una telecamera IP con l'uscita in coassiale CVBS, oppure può essere anche quindi con la stessa telecamera
vado al mio videoregistratore per fare la parte di TVCC e con l'uscita CVBS vado al posto esterno, oppure semplicemente con una telecamera HD impostata in CVBS vado nel mio sistemino, alimentatore e monitor. L'indirizzamento di default degli utenti, chiaramente pulsante singolo va dall'utente 1 fino al 45, mentre col doppio pulsante parte dal tasto di sinistra, utente 0, e va in questa sequenza fino ad arrivare a 90 tasti. Quindi vedete che anche qui siamo stati molto generosi con la numerazione. Sempre nella nuova pulsantiera modulare abbiamo anche dei dispositivi che possono essere integrati alla pulsantiera esistente, TrueVoice, oppure che possono anche funzionare in maniera standalone. Serve alimentarli con un'alimentazione in continuo e in alternata, il controllo accessi tramite, quindi io qui scatola d'incasso, metto il mio modulino tastiera, il mio telaietto oppure da appoggio parete, la alimento, ho due contatti puliti per fare l'apertura della porta, quindi un B&B dove non ho molte esigenze se non dargli il codice per entrare, ho questa possibilità. Oppure il controllo accessi tramite una chiave. Modulo civico e modulo cieco, quindi nell'eventualità posso andare a comporre, a seconda delle mie esigenze, la pulsantiera senza problemi. Con un numero illimitato anche di numeri civici, in quanto c'è un articolo che è il bar a 51, mi dà la possibilità di alimentarlo lui e altri moduli in maniera standalone, e quindi magari in alcune esigenze dove ho il mio modulo display e devo fare tutta la parte dell'esilio laterale, ho possibilità di andare a un numero molto elevato di numeri civici per fare l'esilio. Il cartellino è 7 mm oppure, scusate, 7 cm oppure 6,2 cm nella soluzione col tasto doppio. Una cosa che ci stanno riportando dal mercato finale è proprio la semplicità del cambio cartellino. Di base non serve riaprire la pulsantiera, ma direttamente nella parte laterale con un accessorio vado a tirar via la mascherina e fare semplicemente la sostituzione del cartellino senza vedere la parte di carta appiccicata con la parte di scotch che magari va a digitarmi il tasto e a creare casini. Quindi anche questo è stato comunque un buon riconoscimento da parte del mercato finale. Come progettare un impianto di videocitofonia o di citofonia che sia? Io parto dai kit base impianto, che sia kit base o kit di colonna principale o secondario con la pulsantiera audio o audio e video, vado a mettere e a decidere il pulsante singolo o il pulsante doppio, quindi do tutti i vari frontali, metto il modulo tasti o singolo o il modulo tasti a doppio tasto, che quindi è la parte elettronica, e i vari tastini. Se ho bisogno aggiungo i moduli accessori e il gioco è fatto. Chiaramente qui ho la possibilità sia di avere la soluzione da incasso che la soluzione da appoggio parete. Ve l'ho scritto con un'iconcina rossa, perfettamente compatibile con le vecchie scatole da incasso, combi e sintesi. Questo per quale motivo? Perché Urmet è già da un po' di anni che lavora in retrofit. Quindi tutte le scatole da incasso esistenti, installate già a muro, riusciamo a recuperarlo. E anche questo nel sistema TrueVoice e nel mondo TrueVoice diventa molto interessante, perché recupero il cavo esistente, la configurazione è molto facile, non serve che entro più volte all'interno dell'appartamento per andare a fare la programmazione, in quanto posso fare la programmazione anche in impianto non alimentato. Recupero la parte esistente, quindi non riesco a fare opere murarie, e questo va sicuramente molto a vantaggio dell'installatore che deve fare l'installazione e quindi ci impiega meno tempo. Qui abbiamo la composizione che anche nel nostro magazine è presente, quindi il kit base impianto, il numero di moduli, i vari frontali, la parte di incasso, distributore e i vari videocitofoni. La pulsantiera viene connessa direttamente con la linea, quindi quei due fili classici che arrivano dall'alimentatore o dall'interfaccia relè, e per andare un modulo all'altro, come vedete, c'è un bus, un connettore che basta che sia inserito in entra-esci, quindi in out, in out, in out, e il gioco è fatto, quindi molto facile. In alcuni casi abbiamo l'esigenza di utilizzare delle pulsantiere esistenti in marmo, in ottone,
che voglio mantenere, però voglio metterci la pulsantiera alfa perché ha la visualizzazione a grande angolo dell'immagine, quindi mi interessa avere quella dietro alla parte in marmo. No problem, mettiamo il modulo per l'ascolta dell'alfa, audio, video, quello che voglio, e poi ho questo accessorietto magico che mi permette di andare a collegare i vari pulsanti già preesistenti nella pulsantiera, che possa essere in ottone o di altra fattura, però riesco comunque a recuperare e andare a realizzare gli impianti anche con questo accessorietto. Il codice è 1168/17. Passaggi funzionali è molto facile, scatola di incasso magari la recupero, fisso il telaietto, il posto esterno va inserito a pressione, faccio il collegamento con il flat cable tra i vari dispositivi, fisso sopra e sotto con le due viti e metto il tettuccino eventualmente se ne ho la necessità. Anche qui abbiamo ridotto a un codice solo la parte del tettuccio, quindi senza il modulo telaio, tiro via il modulo telaio, metto il tettuccio, un codice anche se ho più modularità. La programmazione, per entrare eventualmente nella programmazione della pulsantiera è molto facile, la programmazione di base dietro al posto esterno audio, audio video ho un pulsantino microscopico, prog, c'è scritto, col cacciavite lo pigio per un istante, iniziano ad accendersi tutta una serie di LED e con questo tasto riesco ad andare a dire la pulsantiera se è una principale, una secondaria, ID0, ID1, apriporta libero e attivare eventualmente questi due tasti di default. Ma chiaramente diventa molto più facile farla, come vi spiegavo prima, col Wi-Fi Direct. Per quale motivo? Perché io direttamente col mio telefonino, sempre dal magico pulsante retrostante, invece di tenerlo pigiato per un istante, vado a tenerlo pigiato per 7 secondi. C'è un beep, la pulsantiera davanti si accende con delle colorazioni dei LED, entra in access point Wi-Fi. E quindi io col telefonino abilito il Wi-Fi e mi connetto alla pulsantiera. In questo caso posso fare o la scansione del QR code che è dietro al posto esterno, oppure devo andare a aprire una pagina di Internet Explorer o del browser e mettere un codice 192.168.4.1 e mi farà vedere questa schermata. Intanto che io mi collego, passo la parola un attimo al buon Nicola, che così vi racconta. Ah, niente, caduto, perfetto. Ma niente, quindi pulsantiera, come abbiamo visto, facile da montare e da programmare soprattutto. Infatti, io spesso e volentieri mi trovo clienti, soprattutto quelli nuovi, che magari è la prima volta che montano Urmet, magari su un impianto monocolonna, che finito di montare la pulsantiera e programmati i dip switch dei monitor, magari mi chiamano e mi dicono: "E ora che devo fare?" E io semplicemente gli rispondo: "Suona." Perché non c'è altro da fare, i pulsanti, come abbiamo visto, sono già programmati sui posti esterni, non ci sono dip switch da alzare per entrare in configurazione, tenere premuto il pulsante e cose strane, insomma. Quindi facilità è una delle parole chiavi che si associa ad Alfa. A questo punto direi di partire con il terzo sondaggio, ora andiamo un po' più sul difficile. E per accedere alla configurazione avanzata del modulo audio-video Alfa, che indirizzo devo digitare come alternativa al QR code? 192.168.4.1, 168.192.4.1 o 172.168.1.4? E qui vediamo. Ok, vediamo i risultati. Allora, la risposta corretta era 192.168.4.1, che è appunto l'indirizzo che dovete digitare sul vostro smartphone una volta collegati alla pulsantiera, aprendo Chrome, e ha risposto correttamente l'86%, insomma, non male. A questo punto passo la parola a Diego nuovamente e andiamo avanti.
che ci fa vedere Eccomi nel qui. dettaglio. Allora io nel frattempo mi sono collegato col wifi del mio PC direttamente alla pulsantiera esterna, chiaramente ho abilitato il wifi direct tramite il tasto della programmazione retrostante. Un attimo solo che la carica. Qui potete vedere, per i nostalgici che erano abituati nella pulsantiera della Synthesi o della Synthesi Steel ad avere i DIV switch, anche qui possiamo tranquillamente andare a vedere direttamente i vari switch di come è configurata la nostra pulsantiera. Quindi senza andare nella parte di nomenclatura, io riesco direttamente a vedere la parte dei switch, settarli perché mi ricordo con la sintesi come si andavano a settare e il gioco è finito. Altrimenti, che comunque è molto facile, vado direttamente nella mia pulsantiera e vado a cambiare i vari moduli, quindi da principale posso portarla a secondaria. Adesso lo vediamo, andare a modificare i vari tasti. Un attimo solo che carichi la pagina. Diego, non facciamo cileca proprio stasera, mi raccomando. No, adesso dovrebbe caricarla, vediamo, è ancora che gira. Eccola. Sì, sul computer è un po' più Sì, lunga. diciamo che nel telefonino, nel tablet è proprio istantaneo, nel computer, siccome sono collegato in linea internet per il webinar e in wifi alla pulsantiera, ci impiega un po' di più perché fa il controllo da una parte e dall'altra. Allora, tipo di posto esterno di base e principale, quindi se come vedevate qui ho il mio posto esterno principale, alimentatore, monitor, quattro monitor con quattro chiamate. Io ho qui principale, principale 0, segreto della pulsantiera o posso metterlo libero. Cosa vuol dire? Che se nessuno fa una chiamata, io pigio il tasto apriporta e mi apre la porta. Oppure sotto segreto, no, devo fare un autoinserimento, devo ricevere una chiamata per abilitare l'apriporta. Qui ho tutta una serie di parametri, tra cui numero di pulsanti abilitati del posto esterno, uno, nessuno o entrambi, di quelli presenti direttamente sul modulo audio-video. A me non interessa utilizzare quelli, quindi eventualmente posso mettere nessuno. Qui posso fare la configurazione avanzata dei pulsanti, proviamo a vedere, la abilito, vado in pulsanti. Vedete qui che il tasto di destra e di sinistra non è stato assegnato perché ho detto di non volerlo, mi sposto, questo è la pulsantiera audio video, mi sposto con la freccetta verso destra e qui ho pulsante 0, 1 e 2, 3, perché è un modulo a quattro pulsanti, come potete vederlo qui. Qui è la colonna, però essendo un monocolonna parte sempre la colonna 0 e qui ho la numerazione degli appartamenti, mi parte dal 0, 1, 2, 3, 4. In questo caso può anche andarmi bene perché io parto dall'appartamento dal monitor 1 che è codice 0, utente 0, utente 1, utente 2, utente 3 e quindi li ho in sequenza. In alcuni casi però succede che cosa? Che magari il cliente finale dice io all'interno ho un monitor unico, però all'esterno voglio quattro cartellini perché ho quattro ragioni sociali diverse. Bene, allora io vado qua e metto su tutti e quattro appartamento 0 e in questo caso andando a far trasferisci invia e chiudi, invio la configurazione dal PC direttamente alla pulsantiera e lei esce direttamente dalla configurazione Wi-Fi Direct. Facciamo trasferisci, tra l'altro qua possiamo anche o importare un file o salvarlo direttamente sul tablet, sul PC oppure anche sul telefonino, in maniera tale che se ho una pulsantiera abbastanza numerosa riesco ad avere anche un feedback per eventualmente andare a fare modifiche. Faccio invia e chiudi. E il gioco è fatto. Qui ho la pulsantiera che mi ha, si sono spenti i LED davanti e la procedura di configurazione è terminata. Quindi vedete che facile diventa la soluzione. Qui nell'eventualità che ho due posti esterni, stessa identica cosa, il secondo verrà configurato come secondario, così ho la possibilità di andare a vedere anche il differente suono del posto esterno secondario, quindi imposterò come posto esterno secondario, siccome va a
all'ingresso 1 della barra 50, secondario 1 della colonna 0, basta. Se voglio vado a modificare la parte dedicata al tasto, quindi a eliminare questi due tasti perché parto direttamente dal modulo tasti aggiuntivo che vado a agganciarlo dopo, oppure no, li voglio mantenere, quindi sarà utente 0, utente 1, parto dall'utente 2 come primo pulsante di chiamata. Quindi qui il gioco da poter fare è molto molto interessante e molto divertente tra l'altro. Passiamo alla Micra 2, Micra Plus e Micra Digital. Anche qui, come potete vedere, la pulsantiera è una con telecamera wide angle, quindi ha la stessa possibilità di cui parlavamo prima. La pulsantiera di base nasce da appoggio parete, un 99 mm che è giusta per il pilastrino dei cancelli o alcuni pilastrini che hanno quella misura lì, IP55, IK7. Abbiamo già dei kit che sono nel magazine monofamiliare o bifamiliare con monitor con cornetta o viva voce. C'è la possibilità anche di incassare la pulsantiera, quindi c'è un articolo dedicato per la scatola da incasso. Nel monofamiliare abbiamo anche la possibilità del LED per il controllo di stato. Nel bifamiliare abbiamo il secondo tasto, quindi un tasto fisico direttamente nella pulsantiera. Qui ve la faccio anticipare dal buon Nicola Sì, la novità. infatti vi diamo un'anteprima appunto di un nuovo kit che sarà presente sull'Urmet Magazine di febbraio e praticamente andrà a completare appunto la gamma Micra, perché finora avevamo solo kit con posto esterno Micra e posti interni da 4 pollici. Ora invece lanceremo un nuovo kit sempre con posto esterno Micra, ma con anche un monitor 7 pollici e comandi soft touch all'interno. Quindi questo andrà appunto ad arricchire la gamma. Tra l'altro, questo monitor è già dotato anche di comandi Yokis, che poi affronteremo in altri webinar. Comunque, ci stiamo evolvendo sempre di più anche su questa gamma. Vai pure, Diego. Benissimo, grazie Nicola. Pulsantiera Micra Plus, la 1784/3, è già presente in un kit con posto esterno, alimentatore e distributore e prevede già un display, quindi non è più dei tasti a cartellino, ma è proprio un display a quattro pulsanti. Cosa interessante è che il display e i nominativi nel display vengono caricati direttamente con la configurazione che abbiamo visto prima. Mi collego al Wi-Fi Direct, mi collego alla pulsantiera e posso andare a mettere o il singolo nome o il doppio nome per ogni singolo cartellino. Faccio salva, invia e chiudi e il gioco è fatto. Quindi anche qui diventa molto interessante. Tra l'altro, lo stiamo pubblicizzando questa nuova pulsantiera e diventa molto interessante appunto perché ha un qualcosa di più innovativo per cambiare. Il cartellino non devo proprio neanche aprire la pulsantiera perché in Wi-Fi Direct riesco a collegarmi e a farlo senza l'apertura della pulsantiera stessa. Altra novità è la Micra Digital, la 1784/4, grado di protezione IP65 IK7 e questa invece arriva a 32 utenti. Abbiamo realizzato una pulsantiera chiaramente con la telecamera sempre grandangolare. Gestione dell'apriporta pedonale caraio su tutte le pulsantiere Micra, quindi anche lì abbiamo due aperture già di serie. La possibilità di andare a mettere 32 nominativi, magari questo potremo vederlo anche con un prossimo webinar dedicato proprio alla pulsantiera Micra e quindi le fasi di configurazioni del menu sia della Micra Plus che della Micra Digital. Ho la possibilità, adesso ve lo spiego un po'. A soldoni, 32 utenti riusciamo a utilizzare, quindi retrofit, impostazioni esterne, magari grandissime, citofoniche, posso fare il retrofit, chiudo quel buco, metto questa bella pulsantiera che è molto, cioè, fa 99 mm, 100 per 20-25 di lunghezza, quindi è molto molto ordinata e quindi lascio spazio magari alla postal box, altre cose. Vado a mettere i nominativi,
ma soprattutto la cosa interessante è l'utilizzo, perché qui non ho un'alfanumerica, quindi con tutti i tasti che mai nessuno sa come fare la chiamata, qui ho il tasto salita, tasto discesa, vado a pigiarlo, trovo il nome o il numero d'appartamento che mi interessa e pigio il tasto di chiamata e quindi riesco a fare la chiamata direttamente all'interno desiderato. Oltretutto abbiamo la possibilità di avere anche un feedback, ma questo è un'anticipazione, proprio un feedback vocale direttamente sul posto esterno, ma non anticipo nient'altro in più perché ve lo spiegheremo la prossima volta. Prego Nicola. Grazie Diego. E nulla, quindi anche la Micra, pur essendo una entry level, perché alla fine è la nostra gamma base del 2 Voice, garantisce grandi prestazioni, come abbiamo visto, soprattutto con la Micra Digital e la Micra Plus, che hanno addirittura lo schermo LCD a bordo. E infatti l'ultimo sondaggio sarà proprio, come argomento, avrà proprio la Micra. Vai pure, Diego. Lanciamo il sondaggio. Micra 2 Digital permette di realizzare un impianto con un massimale di quante utenze? 18, 26 o 32? Allora, abbiamo il tempo di rispondere. Ok, vediamo i risultati. La risposta corretta era 32 utenze e infatti la maggior parte di voi ha risposto correttamente. Bene, passo nuovamente la parola a Diego, visto che ormai il webinar è terminato e vi salutiamo quindi. Non ancora, abbiamo ancora Non ancora. qualcosina da raccontare. Allora, EdiDomus è un piccolo software che è scaricabile gratuitamente nel sito della URMEL, il quale vi permette di preparare un foglio in A4 dove ci sono i vari cartellini, i vari nominativi e direttamente possiamo andarli ad inserire a seconda della pulsantiera, quindi o con alfa, tasto singolo o tasto doppio o numero civico, e le altre pulsantiere. Quindi direttamente potete andare direttamente a estrapolarvi questo software che è gratuito e poi portarlo a chi di dovere per andare a fare direttamente il cartellino in serigrafia o in tipografia a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda la parte di posti interni, abbiamo il Miro con cornetta, con i tasti digitalizzati, il Miro viva voce, con due tasti digitalizzati e due tasti dove è già di default inserita IOKIS. Quindi ho un trasmettitore a due canali, i quali possono andare a commutare dei relè senza fili, chiaramente via radio, per fare delle attivazioni, quali cancelli Karai, luce, scenari, un po' di tutti, a seconda di come vado a configurarlo. Il monitor Aiko, chiaramente qui il Miro è disponibile sia da appoggio parete, incasso o trasformazione a tavolo. L'Aiko, idem, stessa identica cosa, è dedicato laddove ho l'esigenza di avere più intercomunicanti. È un menu tipo menu di un cellulare dove riesco a fare fino a 32 intercomunicanti, quindi riusciamo a fare l'intercomunicante volendo quasi col tutto il palazzo. Il V-Modo è un monitor a 7 pollici. Non serve l'alimentazione supplementare perché si alimenta solo con due fili, nonostante è un monitor a 7 pollici 16 noni. Anche lui ha IOKIS Inside. Come potete vedere, ha IOKIS Inside, quindi ha i due tasti per dare la possibilità di trasmettere un'informazione su un comando via radio. Parte citofonica, abbiamo il citofono Miro con cornetta oppure abbiamo il citofono Miro viva voce. App call me monoutenza o multiutenza, quindi la possibilità di inoltrare la chiamata dell'abitazione direttamente su un cellulare, anche quando non sono a casa. Ho la possibilità dell'autoinserzione, di avere uno storico di chi mi ha chiamato e di vedere le immagini, chiaramente video sul videocitofono, anche se a casa mia ho messo solo un citofono perché quando sono a casa vedo chi mi suona e quindi ho messo il citofono. Chiaramente nella postazione esterna c'è una telecamera e quindi ho la possibilità di visionarlo
direttamente sul smartphone. Tra l'altro non vi aggiungo altre cose, in quanto anche, soprattutto per il Call Me multiutenza avremo a breve un webinar dedicato appunto al multiutenza. Se avanzano 5 minuti, io mi ricollego ancora un secondo alla pulsantiera, che così all'alfa, che così vi faccio vedere, intanto se ci sono delle domande e risposte, che così vi faccio vedere come configurare la pulsantiera alfa come secondaria. Nicola, hai qualche domanda della chat? Eccoci, eccoci. Sì, intanto scusate per prima che l'emozione mi ha giocato un brutto scherzo. Abbiate pietà che è il mio primo webinar. E vabbè, intanto rispondiamo comunque a qualche domanda, visto che ne sono arrivate parecchie. Sì. Prendiamo ad esempio, si può configurare alfa anche con Deep Switch? No, perché appunto c'è la configurazione tramite Wi-Fi Direct oppure tramite pulsazioni del pulsante program. Oppure si chiedono se alfa è retro... Come? Sì, volevo dirti che nell'eventualità, come parlavamo prima, se qualche cliente che era abituato a utilizzare Sintesi, nell'alfa c'è la possibilità di avere in retrofit, sì, di avere dei tasti, gli switch digitalizzati, quindi io direttamente collegandomi in Wi-Fi Direct alla pulsantiera alfa riesco a cambiare gli switch. Adesso che la risposta corretta è non ci sono deep switch fisici, ecco. Eccoli qua. Non ci sono deep switch fisici, ma ci sono i virtuali. Quindi eventualmente, magari non ho dimestichezza nell'andare a visionare il menu di configurazione, comunque riesco a farlo direttamente da qui. Faccio invia e chiudi e il gioco è fatto. Un'altra domanda che domande? Vai. Okay. Tanto che si carica la pagina, se ci sono altre domande. Sì, ci chiedono anche se Alfa è retrocompatibile. La risposta è sì, perché dalle scatole della Combi in poi è tranquillamente compatibile. Si adatta perfettamente anche con il telaio, anche su altre scatole dei concorrenti, tra l'altro. Giusto, Diego? Molto. Sì, assolutamente sì. Senza far nomi. E leggiamo ancora una domanda, ci chiedono se la telecamera di Alfa è regolabile. In questo caso la risposta è no, perché appunto la telecamera di Alfa è già un grand'angolo, quindi ha un'apertura molto ampia e quindi non c'è la possibilità di regolarla. Però c'è già un'ottima visione già di suo. Molto bene, okay. Ritorniamo a noi. Tipo di posto esterno. Nell'eventualità che abbiamo una pulsantiera esterna principale e una pulsantiera esterna secondaria, la principale, come vi avevo fatto vedere prima, non serve programmarla. Nel caso in cui c'è la secondaria, qui vado a dire pulsantiera secondaria, indirizzo posto esterno secondario, qui arrivo fino a 31 da 0, che sarebbero le colonne, chiaramente io avendo un singolo /50 lascio colonna 0. Tipo di posto esterno, andando su l'in1 del /50 metto 1, quindi il principale sarà principale 0, indirizzo 0, la secondaria sarà secondaria, colonna 0, secondaria 1, perché il collegamento tra il line del posto esterno va sull'in1 del /50. Qui rimangono invariati tutti i vari percorsi della modalità di e possibilità. Ho la possibilità di abilitare la configurazione avanzata, quindi abilitandola, qui non assegnato perché ho messo che i pulsanti di base non sono assegnati, e qui andrò anche qui a mettere utente 0 sul primo, utente 1, utente 2, se ho i 4 appartamenti di cui parlavamo, utente 3, invia e trasferisci, invia e chiudi, quindi io faccio l'invio, i LED si spengono, e il gioco è fatto. Quindi, come potete vedere, la configurazione dei posti esterni è molto molto facile. Come ripetevo prima, di base, se è un principale non serve programmare niente, se abbiamo un principale e un secondario vado nel secondario, ma in due passaggi riusciamo a farlo tranquillamente. Tra l'altro, laddove qualche cliente dice ma io mi trovo in difficoltà ad entrare nei vari menu
e indicare uno o l'altro, non è un problema. Noi vi diamo lo schemino con i vari div switch, aprite l'iconcina in alto a sinistra, vengono fuori i div switch, settate i div switch come devono essere settati, invia e chiudi e la programmazione è stata fatta. Quindi, come potete vedere, diventa tutto molto facile nella configurazione. E in questi anni, insomma, il mercato ci ha riconosciuto, appunto, oltre a questo sistema che ci permette veramente di esaudire ogni richiesta da parte dell'installatore, ma soprattutto l'affidabilità di questo sistema. Io sono arrivato ormai in chiusura, chiudiamo con questa, quindi con un arrivederci, il prossimo webinar sarà il 10 febbraio 2021, sempre al solito orario, dalle 17.30 alle 18.30, parleremo di Colmi, ci sarà il mio collega Giorgio Garzino che vi farà compagnia con il Colmi. Io ringrazio Nicola che mi ha fatto compagnia stasera e vi ha fatto compagnia questa sera. Grazie Nicola. Grazie a voi, grazie Diego e grazie a voi tutti per averci seguito. Ci vediamo al prossimo webinar dove parleremo di Colmi. Ciao a tutti. Grazie Nicola e quindi siamo proprio ai titoli di coda. Io vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato e ci vediamo il 10. Grazie, buona serata e buon lavoro.